Buongiorno a tutte carissime, buona domenica. Allora, io come vi ho detto ieri sera nel video che stavo preparando il brodo di gallina, oggi continuo la ricetta. E come vi ho detto andavo a fare dei passatelli, è una ricetta romagnola che si fanno anche nelle Marche. Dunque, come potete vedere io qui ho già il panetto pronto. Ora vi elenco gli ingredienti e poi vi dico tutto il resto. Allora, per fare questi passatelli in brodo ci vogliono 120 g di pan grattato, 120 g di parmigiano, che io già ho messo tutto dentro, ho fatto con l'impasto, poi due uova, un pizzico di sale, mezza scorza di limone grattugiato e noce moscata quanto basta. Allora, andiamo al procedimento. Per prima cosa dobbiamo grattugiare 120 g di parmigiano reggiano, poi lo mettiamo da parte in un piattino, in una ciotola. Poi nel frattempo prepariamo 120 g di pane grattugiato e lo mettiamo anch'esso dentro una terrina. E poi grattugiamo mezzo limone, e non dobbiamo arrivare al bianco perché come sappiamo è amaro. E lo mettiamo da parte anche la scorza. Poi grattugiamo la noce moscata quanto basta giusto per dare l'aroma. In una scodella sbattiamo due uova con un pizzico di sale, ma le uova le dobbiamo sbattere per pochi minuti, proprio fino a che non si sono sciolti bene i tuorli. Poi, dopo prendiamo un contenitore, un reale, non so come voi lo chiamate, e lì andiamo a metterci il pane grattato. Dopo il pane grattato aggiungiamo il parmigiano, il limone grattugiato, la noce moscata e infine le uova sbattute per pochi istanti, tutto insieme nella stessa ciotola. Mescoliamo bene fino a ottenere un panetto composto come questo, compatto, e deve essere elastico. Poi lo facciamo riposare per circa 2 ore. Io l'ho fatto riposare 2 ore in un ambiente naturale, no? Non in frigo. Dopo passati i due ore, il panetto non deve essere troppo duro, non deve risultare duro, ma se in caso dovesse risultare duro aggiungiamo un po' di brodo, se invece risultasse lento dobbiamo aggiungere un po' di pan grattato sino ad avere un panetto solido da non sgretolarsi quando faremo i passatelli e non si devono sgretolare durante la cottura. Ok? Ora ci siamo. Io l'ho avvolto in una pellicola alimentare. Ora lo vado a tirar fuori dalla pellicola. E qui io ho preparato uno schiacciapatate che qui andremo a schiacciarli. E poi li taglieremo col coltello a 8 centimetri di lunghezza. Questo è il coltello per tagliarli e questo è il panetto. Io per fare questi passatelli stamattina ho l'aiuto del mio compagno perché ci vuole forza per farli, perché una volta che si mette il panetto è duro a schiacciare, e allora ci vuole la forza di un uomo. Ah, vediamo se trovo il cavo qua. Ecco qua. E questo è il panetto, deve risultare così, bello compatto, vedete? Ora andiamo ai fornelli ed iniziamo il procedimento. Io già ho messo il brodo in ebollizione perché questi passatelli si devono mettere con il brodo che bolle. Lo tagliamo a metà perché
che giustamente non entra tutto dentro, facciamo metà alla volta. Poi hanno 4-5 minuti di cottura. Quando vediamo che vengono a galla come gnocchi, si devono togliere e scodellare. Andiamo ai fornelli. Eccoci ai fornelli. Qui il brodo è in ebollizione. Ora iniziamo. Vedrete le mani del mio compagno, che lui ha più forza, Io poi sotto taglio. Guardate bene. Adesso una lunghezza di 8 centimetri. Dovete andare dritti così. Dritti. Allora, continuiamo. Si taglia. Allora, poi come vedete che vengono su, si devono togliere. Non si devono mescolare, ma volendo potete anche farlo, ma delicatamente, per non sfaldarli. Questi sono ingredienti per due persone. Ora vengono su e io li tolgo. Li vado a mettere in una zuppiera. Vedete come sono? Poi vanno serviti caldi, con sopra un bel po' di parmigiano. Dopo questo brodo che mettiamo sopra. Porto la zuppiera in tavola. Allora, ho portato la zuppiera in tavola, la mescolo un attimino e poi andrò a fare l'impiattamento. Tanto vi faccio vedere come sono, vedete? Eccoli qua, sono come bruchetti,
spostiamo un attimo, mettiamo il parmigiano. E ecco qua. Questo è il piatto servito di oggi. Brodo di gallina con passatelli in brodo. Ora vi faccio vedere tirando su un cucchiaio. Mi aiuto con questa. Eccoli qua. Questi sono i passatelli. Ok? Allora, anche per oggi questa mia ricetta è terminata. Se vi piace mettete un like e auguro a tutti una buona domenica e un buon pranzo. Ciao e provate a farli. Anche asciutti volendo si possono fare, a pasta asciutta con il sugo. Ciao a tutte!